La cittadella del basket e Casa VL stanno per prendere forma. Ieri sera il sindaco Ricci e gli assessori Pozzi e Della Dora hanno tenuto un incontro pubblico nei locali dell'impianto Facchini di Via Togliatti per illustrare la grande opportunità che si sta creando nel quartiere all'interno di un'animata assemblea di residenti che temono, al contrario, l'impatto che la novità avrà sul quartiere. Ma una buona assemblea, ovviamente la partecipazione è faticosa quando discuti con le persone, però mi pare che abbiamo chiarito quanto sia strategico questo progetto, un centro federale nazionale del basket, come si vada ad arricchire questo impianto sportivo, e abbiamo lasciato al quartiere la scelta sul tema dei parcheggi, e quindi il quartiere avrà il dovere, diciamo l'onere di fare la sintesi. Abbiamo fatto quattro proposte, scelgano quella migliore e noi facciamo il parcheggio che ritengono più appropriato. Mi sembra un bel esercizio di partecipazione intorno però a una grande opportunità, perché abbiamo vinto un bando da 4 milioni, la Federazione Italiana di Pallacanestro ha scelto tra gli 8.000 comuni italiani Pesaro, insomma c'è da gioire, da festeggiare, e ovviamente quando si realizzano le cose poi bisogna anche saper mettere a terra gli investimenti e discutere con le persone come abbiamo fatto questa sera. L'intenzione è di far partire già nel mese di luglio i lavori per la cittadella del basket con una nuova palestra del valore di 4 milioni di euro. Innanzitutto è una grande opportunità per la città, perché diventare centro federale nazionale è una grande cosa e di questo dobbiamo essere orgogliosi tutti quanti, la città in primis. Poi per la nostra società chiaramente finalmente avremo la nostra casa, non solo dove allenarci, ma anche per i nostri tifosi. Non sono però mancate le critiche dall'animata e affollata assemblea di residenti di Villa San Martino, dal crescente impatto di cemento sulla zona alla mancata concertazione con gli abitanti del quartiere. L'inizio dei lavori è già programmato, la discussione serve solamente per definire dove fare meno danno con un parcheggio. Questo non è coinvolgimento, è tutt'altra cosa. Quindi di fatto non ci sorprende perché purtroppo questo qui è il modus operandi della nostra amministrazione. Penso che sia il nostro, da tecnici, sia un dovere civico quello di mettere in evidenza le cose che vengono fatte male, perché in questa città purtroppo l'urbanistica è, come ho detto qualche giorno fa a un convegno, praticamente la nostra urbanistica sta andando contromano. Cioè, mentre in tutti i paesi del mondo si sta facendo in maniera tale di in qualche modo ridurre i parcheggi per proporre una mobilità diversa, nel nostro paese continuiamo a costruire parcheggi, parcheggi su parcheggi. Dopo chiaramente vediamo che anche la gente, siccome non se ne rende conto di questo problema, quindi noi continuiamo praticamente a fare esattamente quello che non si deve fare. Residenti che temono anche l'impatto acustico sul quartiere. E l'acustica. Qui la gente deve riposare, deve stare tranquilla. No, qua si cominciano a fare le partite dalla mattina alla sera. Io voglio vedere qualcuno che si mette in queste palestre e dopo si vede se si riposa o meno. E l'impatto acustico. Ricci ha cercato di lenire i timori dell'assemblea. Uno è il fatto che non tutti capiscono che è un'opportunità storica, cioè come facciamo a buttare a mare un investimento del genere, facendo felici tante altre città che l'avrebbero voluto, rinunciando ad un investimento storico per lo sport e per il basket pesarese. Due, l'ecomostro, ma che ecomostro? È una palestra, tra l'altro fatta al top dell'efficientamento energetico, con materiale innovativo, quindi sarà una struttura bella, adeguata, simile alla piscina e complementare alla piscina. Queste sono le cose. Per il resto ci sono ovviamente timori da parte dei residenti, anche mancanza di informazioni. Queste assemblee servono per questo. Mi pare tutto sommato che molti timori che alcuni cittadini avevano siano stati sciolti e in qualche modo siano andati via più tranquilli. Il comune ha messo in chiaro che per costruire il nuovo impianto verranno tolti 16 posti auto dall'attuale area di fronte alla piscina, che saranno recuperati e moltiplicati con le 52 aree di sosta che verranno realizzate a partire dalle prossime settimane in via Paganini. Al quartiere spetterà ora la scelta dei parcheggi, con una domanda che l'amministrazione ha posto ai residenti di Villa San Martino, quella se i 36 posti in più sono sufficienti o meno. Cinque le opzioni messe sul tavolo che coinvolgono la possibile rinuncia alla pista di skateboard o alla pista ciclabile su via Paganini o a parte del giardino della scuola Don Bosco. Opzione quest'ultima sgradita a gran parte del quartiere che avrà l'ultima parola sulla questione. È emerso una voglia di trovare la soluzione migliore ai parcheggi, ne discuteremo all'interno del consiglio di quartiere, in maniera pacifica e tranquilla, al fine di trovare la soluzione migliore che vada incontro sia ai cittadini sia al
al volere e al bisogno dei posti che c'è nella zona.